Ma avete già parlato dell'arbitro incappucciato? No, ce l'abbiamo lasciata tutta... Tutto tuo! No, io ragazzi... io so che Roberto sicuramente ha molto a cuore. Ho letto qualche tweet, ma molto rapido, sul contesto giornalistico. Ragazzi, l'arbitro incappucciato ci mancava, anche perché si tratta di un arbitro in attività, a suo dire. Io voglio il focus di Roberto Pavanelli. Allora, io non entro nel merito del servizio che non ho visto e non mi interessa vedere, quindi proprio nel merito non mi interessa. Il mio è un occhio più da... un po' da spettatore, telespettatore, un po' da addetto ai lavori. Io ero un telespettatore delle Iene probabilmente 20-25 anni fa, quando era... Quando eri giovane? Infotainment, era mero infotainment. Poi a un certo punto si sono convinti di essere degli grandi investigatori giornalistici. Ricordate il caso Stamina, il caso Vannoni, in cui hanno pensato di poter sostituire e ai medici e ai giornali veri e propri, creando non pochi problemi dal punto di vista anche sanitario alle persone che hanno creduto a quello che loro andavano raccontando. E questo sono l'esempio più grande. Poi ci sono degli altri episodi minori che hanno fatto sì che, in mezzo a alcuni servizi realmente ben fatti, ci fosse però un tanto al chilo. Ci sono un paio di programmi... Un tanto al chilo, ragazzi, vuol dire approssimazione, per sì, chi non conoscesse la metafora. No, ecco. In qualche modo, anche se vuoi, una pratica che spesso è... abusata, che è il giornalismo a tesi, che è ciò che di più sbagliato si possa fare, ovvero io non parto dalla voglia di risolvere un dubbio, ma io parto da una certezza e voglio dimostrare attraverso un servizio giornalistico, un articolo, che ho ragione. Episodi ce ne sono parecchi in TV in questo senso, ma anche sui giornali. Da anni ormai, saranno almeno da una decina d'anni, che io reputo che i danni fatti al giornalismo italiano da un certo tipo di televisione, in cui quel programma rientra a pieno, non siano stati ancora pienamente valutati. Cioè, l'episodio della signora che si è tolta la vita un paio di settimane fa, in conseguenza a un caso social, il tipo di intervista che è andato a farle l'inviato del TG3 regionale rientra assolutamente in quel modo di fare giornalismo televisivo che ha profondamente danneggiato la mia categoria. Non è l'unico elemento che l'ha danneggiata, perché siamo stati bravissimi a farci male da soli in questi anni. Allora, ma premessa. È veramente dannosa. Allora, premessa sul tema arbitrale, i singoli episodi li commentiamo di volta in volta, a volte cerchiamo anche di commentarli senza ammorbarci, con la giusta leggerezza, fanno sempre parte del passato, è sempre qualcosa che è successo, un episodio dubbio o non dubbio, una scelta arbitrale, qualcosa non ha convinto, gli arbitri, almeno Rocchi è uscito scoperto certificandone 8, poi si può ampliare, stringere, una stagione... storta un po' per gli arbitri italiani, probabilmente sì, mi pare che siano loro stessi, lo stesso designatore ad aver ammesso che si aspetta un salto di qualità, eccetera eccetera, quindi però l'AIA lo diciamo, è uscita poco fa con un comunicato ufficiale in risposta. Io lo leggo velocemente: l'Associazione Italiana Arbitri, in risposta al servizio, a dire, allora io ripeto, massimo rispetto per chi, però le cose raccontate in maniera così approssimativa e dozzinale e fatte passare senza, non dico un contraddittorio, ma una spiegazione bene poi del contesto, uno dice delle cose, uno dice allora di queste cose che dice, però dobbiamo far presente che, e invece vabbè, l'Associazione Arbitrale Italiana Arbitri ritiene inaccettabili le accuse lanciate ieri sera, peraltro in forma anonima, tramite una trasmissione TV. Si tratta di illazioni, questo è il comunicato dell'AIA, poi a voi il giudizio, io però per completezza lo cito, si tratta di illazioni che non hanno alcun fondamento concreto, la gestione tecnica della CAN, così come di tutte le altre commissioni nazionali, si basa su precise valutazioni riferite alle prestazioni arbitrali. Se qualcuno ritenesse, aperte virgolette,
di avere elementi concreti su quanto dichiarato durante la trasmissione da parte di una persona con il volto nascosto e la voce alterata, si faccia avanti e segue i canali ufficiali portando le prove, ha dichiarato il presidente Pacifici, presidente Aia. Noi, confermando la fiducia a Rocchi e a tutta la sua commissione, riteniamo che invece vi sia assoluta insussistenza delle accuse, volte solo a gettare un'ombra sul importante lavoro che si sta portando avanti. Riteniamo che se dietro a tale mossa ci fossero motivi di politica interna, e questo è uno dei grandi argomenti, perché pare ci sia comunque una battaglia politica feroce all'interno che non aiuta la categoria e i risultati si vedono, sarebbe comunque un fatto molto grave, perché questo significherebbe non voler bene a questa associazione. L'AIA respinge dunque, e qui non è più virgolettato, inoltre le supposizioni pubblicate oggi su alcuni siti online inerenti la discesa negli spogliatoi del responsabile CAN Gianluca Rocchi. Di questo invece avete parlato, se non sbaglio. Sì, okay? Allora, l'AIA respinge le supposizioni pubblicate oggi su alcuni siti online. Io non ricordo qual è stata la fonte, ma è stato preso abbastanza a dilagato questo mattino. Napoletano. Inerenti la discesa negli spogliatoi del responsabile CAN Gianluca Rocchi durante l'intervallo della finale di Supercoppa Italiana. Tale decisione è infatti legata, come evidente, alla comunicazione all'arbitro dell'autorizzazione FIGC ad osservare un minuto di silenzio inizio secondo tempo per la scomparsa di Riva. E la chiusura è stata canche abbaia, non morde. Nell'aia, canche abbaia, nell'aia. Tale decisione infatti legata aia. Alla comunicazione all'arbitro. Cioè, quindi, scusa, non ho capito. Cioè, Rocchi è andato da Rapuano? Ma per è sceso dagli spogliatoi per comunicare il minuto di silenzio, ma non per andare a parlare, non a redarguire l'arbitro per il comportamento nel primo tempo. Ma chi posso dire? Allora, qualcuno sembra una paraculata, così vediamo se no, Dio Rausa... Io ho questa ricostruzione fatta dal collega del mattino, non credo particolarmente. Mi sembra molto un atteggiamento già visto da quelle parti. Beh, però sarebbe un autogol clamoroso di Rocchi andare a discutere il metro arbitrale a metà partita, una roba... Ma una ricostruzione della quale io non credo. Quindi meno 15 alla Juve per tutto ciò, ricordatevelo, John Cena, giustamente, siamo pronti, prego. L'aspetto meno credibile di questa vicenda mediatica di ieri è il fatto che siano questo fantomatico arbitro anonimo abbia portato ad esempio tre casi che riguardano la stessa squadra e che forse solo in uno dei tre casi non rappresentano gli episodi più clamorosi di una stagione che sì, si potrebbe dire parzialmente falsata, ma non per il fotogramma di Rabiot o il millimetro, cioè i casi che si potevano portare per rendere credibile questa testimonianza erano altri e non c'era bisogno del centimetro o del millimetro. Francamente mi sembra un tentativo, come dire, di fare una grande melassa, cioè di togliere credibilità alla stagione, però mettendo nel calderone non i casi che oggettivamente farebbero accendere qualche lampadina, ma mettiamoci un po' tutto, così almeno si mette un po' di panna anche su quello che è meno dolce. Non lo so. Tu il servizio l'hai visto, Romeo, o hai letto il testuale che era già stato bruciato nel pomeriggio integrale? No, l'ho visto. Che impressione ti ha fatto? Fuffa. Fuffa party, abbiamo l'emoji, Fuffa party, ragazzi. Ma fuffa da tutti i punti di vista, cioè vale tutto, dal momento che poi, come diceva giustamente Giacomo, metti uno senza nome, senza cognome, voce camuffata, nel buio, cioè, siamo sicuri che fosse un arbitro? Perché poi per spettacolarizzare, no? Cioè, non lo so, mi è sembrata fuffa quando si è fatto riferimento a un noto giornalista anti-juventino citando un suo post, ma ragazzi, cioè, a me è sembrato l'ennesimo attacco indiretto alla Juve. Esatto. È tutto indirizzato a una squadra, è tutto indirizzato a una squadra. Cioè, anche gli esempi, come diceva già, io mi aspettavo qualcosa di più corposo per l'hype che c'era in giornata, ma l'ho visto il servizio e mi è sembrato tanta fuffa. Cioè, se mi viene in televisione uno incappucciato e che mi dice non riesco a spiegarmi come non fischi l'abbraccio di Lautaro, e ci metto anche il caso di Juve Bologna, cioè, lo posso capire, ma porti tre casi e guarda caso tutti e tre
riferiti alla stessa società, ma cioè, francamente, poi quest'anno, francamente, con inattendibile, nella quale la parte avversa è casualmente la società per il quale fa il tifo, colui che sta raccogliendo la testimonianza. No, ma tu ma parli del frame del fuorigioco di Rabiot? Sì. Ragazzi, quest'anno sui frame dei fuorigioco qua dovrebbero, cioè, a parte, ma cioè, non era automatico poi, quando è semi-automatico. Dopo Juve-Verona ci hanno detto che era tutto, ma comunque, al di sopra di ogni sospetto. Sì, ragazzi, comunque credo che il servizio di ieri sia stato al di sotto delle aspettative collettive, eh. Infatti già non se ne parla più, molti lo hanno criticato aspramente, altri lo hanno utilizzato come sempre per attaccare la Juventus, però mi sembra, posso dire una cosa? Un flop? Poi magari ci sarà un seguito, ma non, mi sembra che sia stato fatto... Chi è convinto di quel... di quanto viene raccontato? Lo era convinto prima, lo resta convinto adesso, non sarebbe stato un servizio di indirizzo diverso fargli cambiare idea? Lo stesso vale per noi. Somiglia a un'altra storia. Ma, e dico, quella delle scommesse, le famose dichiarazioni di Corona, che fine ha fatto quell'inchiesta? Solo Fagioli? C'erano 30 Tonali. 40 no. Sì, Fagioli, Tonali, ma insomma... Ma invece no, riguardo il fuorigioco, che adesso non tutti quanti contestiamo l'applicazione, e non si riesce a capire quale potrebbe essere il modo corretto per dire quando è fuorigioco e quando no. Mi pare, cioè, un fallo di gioco deve trarre o uno svantaggio o portare un vantaggio. Quindi, quando è fuorigioco, cioè, quando l'attaccante dal posizionamento utilizza un effettivo vantaggio, un millimetro. Però questo non c'è. Potrà mai essere un avvantaggiarsi di un giocatore? Tornando indietro, tu dici la posizione di Ken col Verona. No, ma qualsiasi fuorigioco, nel momento in cui tu hai un mezzo centimetro avanti, un mezzo centimetro indietro. Però tu dimmi da quale soglia hai un vantaggio. Se me la sai calcolare, ci sarà anche da lì mezzo centimetro in più o mezzo centimetro in meno. Cioè, io non contesto la dinamica del gioco. Quindi ulteriore soggettività agli arbitri. E tanto peggiori così, cosa vuoi? Non riesci, secondo te? La luce, boh, tanti dicono la luce risolverebbe un po' di problemi. Non ne sono convinto a livello di polemiche, poi per carità, di polemiche o di dibattito, non lo so. Non mi pare, sicuramente il regolamento attuale è perfettibile perché per un sacco di motivi, però non riesco a capire, cioè Van Basten dice bisogna togliere il fuorigioco, però il problema è che se tu togli la regola del fuorigioco diventa un altro sport, cambia il gioco, sì. Cioè, no, diventa un altro sport, devo dire, tutto il modo con cui è pensato il, ad alti livelli il calcio già figurati Giacomo quando è cambiata la regola retropassaggio al portiere. Già quello ha cambiato. Lo stavo dicendo, esatto. Se guardiamo una partita anni 80 sembrano amichevoli quando ci sono questi alleggerimenti al portiere che cambia il gioco. Si è mai fatta una sperimentazione in questi tempi recenti di qualche partita senza fuorigioco? No. Sarebbe curioso, eh? Le uniche sperimentazioni sono fino agli esordienti dove non c'è fuorigioco. Non c'è fuorigioco. E infatti, con tutto rispetto per i ragazzi... Ma giocano a 11. Morata per 3 anni sarebbe stato capocannoniere. No, a 11 c'è. A 5 e anche a 8, mi pare che giochi. 5 e 8, però sì, campo ristretto. Va bene. Comunque, non vi ha convinti, ho già capito, l'arbitro incappucciato. Ma io mi aspetto anche una seconda puntata. Ma anche una terza, una quarta, la quinta. Devono anche legittimare, tra virgolette, il grande lancio mediatico di questa cosa, che sì. se non ha una continuità, allora sì, come dice Romeo, è un flop ammesso anche dagli stessi estensori. Devono in qualche modo mettere la toppa.